Sapevate che all'interno del vostro Mac si celano alcuni tesori nascosti negli anni degli sviluppatori? Siete pronti a rimanere senza parole? Cominciamo il nostro viaggio alla scoperta degli easter eggs nascosti nei Mac! Quanti di voi conoscono la definizione di easter egg? In italiano, letteralmente, uovo di Pasqua. In informatica si intende un contenuto, un elemento extra, bizzarro ma innocuo, che i progettisti o gli sviluppatori di un prodotto, specialmente software e sistemi operativi, nascondono all'interno del prodotto stesso. Un esempio famoso? Aprite Google e nella barra di ricerca digitate do e barra roll e premete invio. Aspetto le vostre reazioni nei commenti. Negli anni si sono succeduti diversi easter eggs all'interno dei sistemi operativi di Apple e purtroppo alcuni con il tempo sono stati rimossi. Ma non disperate, ce ne sono ancora alcuni nascosti all'interno di macOS Ventura. Prima di continuare però, vi rubo qualche secondo per dare spazio allo sponsor di questo video. Sei stanco dei file duplicati che occupano inutilmente spazio prezioso sul tuo computer? È ora di dirvi addio grazie al software 4Dig Duplicate File Deleter di Tenorshare, sponsor di questo video. 4Dig Duplicate File Deleter è un potente strumento progettato per semplificare la gestione dei file duplicati sul tuo sistema. Che tu sia un utente Windows o macOS, questo software sarà la tua arma segreta per mantenere il tuo computer pulito e organizzato. L'interfaccia intuitiva ti guiderà attraverso un processo di scansione rapido ed accurato. Potrai selezionare le cartelle specifiche da analizzare, anche cloud, o effettuare una scansione completa del tuo sistema per individuare tutti i file duplicati sparsi all'interno del tuo computer. Una volta completata la scansione, 4Dig ti fornirà un'ampia panoramica dei file duplicati trovati, mostrandoti le dimensioni, le date di creazione ed altre informazioni rilevanti. Sarai sorpreso di quanti file duplicati si nascondono nel tuo computer, senza che tu ne sia consapevole. Ma la vera magia di 4Dig Duplicate File Deleter è nella fase di eliminazione. Potrai selezionare manualmente i file che desideri eliminare o affidarti alla modalità automatica per rimuovere tutti i duplicati in un solo clic. Con 4Dig Duplicate File Deleter di Tenorshare potrai mettere fine alla frustrazione dei file duplicati, liberare spazio prezioso sul tuo computer e di conseguenza ottimizzarne le prestazioni. Provalo e non te ne pentirai! Iniziamo! Per prima cosa diamo un'occhiata a cosa possiamo notare quando scarichiamo un file di grandi dimensioni e stiamo aspettando il completamento del download. Mettiamo in download un qualsiasi file abbastanza pesante, come questo, che andrò a salvare nella mia cartella download. Aprendo la cartella in questione, noteremo la progressione del download del file grazie alla barra di progressione. Ma se selezioniamo il file mentre viene scaricato e cliccando con il tasto destro del mouse andiamo su Ottieni informazioni, noteremo una cosa particolare. La data di creazione del file sarà il 24 gennaio 1984 e sarà sempre la stessa per qualsiasi file sia ancora nel mezzo dello scaricamento. Questa data corrisponde a quella in cui Apple, nella persona di Steve Jobs, presentò al mondo il primo Macintosh 128K, capostipite dell'omonima famiglia di computer tuttora commercializzata. Ora andiamo su Impostazioni di sistema ed apriamo la voce Utenti e gruppi. Quando andiamo a cambiare l'icona del nostro utente di sistema, andiamo sulla scheda Suggerimenti. Qui ci appariranno una serie di icone storiche che ci portiamo dietro da molte generazioni di macOS, ma ce n'è una in particolare che dovremo notare, quella con il vinile. È difficile da vedere così, quindi andiamo a cercare l'immagine all'interno del sistema. La troveremo aprendo il Finder, andiamo su Computer, apriamo il nostro disco, Libreria, User Picture ed infine Instruments. L'icona in questione è il file Turntable. Facciamoci doppio clic sopra per aprirla e qui riusciremo a leggere i nomi delle canzoni incise su questo disco. Queste sono alcune delle parole che Steve Jobs amava utilizzare: Magic, Revolution, Boom e Unbelievable. Inoltre notiamo il marchio di fabbrica di Apple, la scritta Made in California, ormai diventata Made in Cupertino. Passiamo oltre.
Quando Steve Jobs tornò di nuovo in Apple ed introdusse per la prima volta l'iMac, venne prodotta una campagna pubblicitaria divenuta famosissima chiamata Think Different. Questo spot era narrato dalla voce di Steve Jobs ed è dai più conosciuto come The Crazy One. Per chi non lo conoscesse, lo lascerò alla fine del video proprio come piccolo easter egg. Il testo di questo spot è stato per anni nell'icona del software TextEdit, ma oggi è sparito. Ma lo troveremo comunque nascosto in molti altri posti. Se apriamo impostazioni di sistema ed andiamo alla voce schermi, troveremo il testo proprio all'interno delle icone per il ridimensionamento. Ma non è finita qui. Lo troveremo anche nascosto in alcune emoji. Apriamo la lista delle emoji tramite la combinazione da tastiera Ctrl più Command più barra spaziatrice e cerchiamo libro. Prendiamo l'unica emoji di un libro aperto. Ora ingrandiamola il più che possiamo ed ecco qua che troveremo scritto nel libro il testo di The Crazy Ones. Ora cerchiamo l'emoji della moneta. Come potete notare, anche qui apparirà il titolo The Crazy Ones e l'anno di creazione dell'emoji stessa, il 2020. Divertente, no? Ma gli easter eggs nel menu delle emoji non terminano qui. Infatti, se digitiamo la parola Clarus all'interno della ricerca, come risultato avremo un cane e una mucca. Ma lo stesso risultato lo avremo anche cercando la parola Muff. Ma che cosa hanno in comune il cane e la mucca con queste parole? Se apriamo la pagina Wikipedia dedicata a DogCow, scopriremo tutto. Clarus è una bitmap presente nei primi sistemi operativi Apple, che serviva a vedere l'orientamento di una pagina in fase di stampa e che altro non è che la fusione della silhouette di un cane con le macchie di una mucca, ovvero un muccane. Ed infatti il verso di un muccane non è né mu della mucca né woof del cane, bensì muff. E dopo essere sparito dalla circolazione per anni, finalmente Clarus è tornato in macOS Ventura. Se infatti su Pages o TextEdit apriamo File ed andiamo su Formato di stampa, ecco che ritroveremo il famoso muccane ridisegnato a indicarci l'orientamento di stampa della pagina. Ora lasciamo aperta la pagina di Wikipedia all'interno di Safari ed aggiungiamola all'elenco lettura. Andiamo su Segnalibri e selezioniamo Aggiungi a elenco lettura. Ora, per vedere l'elenco lettura, andiamo su Vista e successivamente su Mostra barra laterale. Ed ecco il nostro elenco lettura in basso a sinistra. Notate qualcosa? L'icona al suo fianco mostra un paio di occhiali, ma non un paio di occhiali qualsiasi. La forma è proprio quella degli iconici occhiali di Steve Jobs. Moltissime icone delle applicazioni proprietarie di Apple contenevano nelle precedenti versioni degli easter eggs, ma oramai la maggior parte sono scomparsi, tutti tranne una, l'icona dell'applicazione Memo Vocali. Se guardate bene, l'icona ha al suo interno una forma d'onda audio ben specifica, quella che si ottiene pronunciando la parola Apple. Non ci credete? Proviamo! Apple. Infatti, se confrontiamo le due forme d'onda, sono praticamente identiche. Ed infine, l'ultimo easter egg di oggi, che rispetto agli altri è un po' complesso da trovare. Dovremo aprire il Finder. Dal menu selezionare Vai e successivamente Vai alla cartella. Ora, il percorso da aprire è abbastanza complesso, quindi ve lo lascio qui in sovraimpressione e in descrizione. Ci ritroveremo in una cartella con all'interno numerosi file riguardanti la cattura delle immagini, ma ce n'è uno molto particolare, simpledoc.pdf. Aprendolo ci troveremo davanti al white paper originale di Bitcoin, un semplice documento di 9 pagine che indicava le basi della criptovaluta stessa. Questo documento è presente nascosto in macOS dal 2018, ma non si è saputo mai perché e da chi è stato inserito, ma molto probabilmente è stato utilizzato solo perché era uno dei pochi documenti non protetti da alcun copyright. Bene, spero che il video di oggi sia stato, se non utile, almeno divertente. Avete altre domande o conoscete altri easter eggs su macOS? Scriveteli pure qui sotto nei commenti. Se il contenuto di oggi vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche per non perdervi altri video come questo. Non dimenticatevi però della sorpresa finale. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.
Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.